Buongiorno a tutti, ma accendo, vabbè, non mi accendi, tanto non volevo che accendeste. È acceso in realtà, sì. Si sente, sì. Vorrei ringraziarvi per la pazienza e anche proporvi questo modello. Io parlo molto brevemente, rispondo magari a un primo giro di domande e poi Federica e Giuliano illustrano i due provvedimenti clou del Consiglio dei Ministri. Credo, non so se anche con slide e quant'altro, nel corso della serata, anche se questo sarebbe, diciamo, dovremmo attendere tutti i passaggi formali, comunque vi saranno consegnati i testi, quindi non potrete uscire da qui poi con, o comunque nel corso della serata, tutti i testi pronti per la vostra valutazione. Siamo nella fase di coordinamento formale dopo che il Consiglio dei Ministri ha discusso, direi anche a lungo e con grande, devo dire, intensità, tutta una serie di misure. Oggi è un giorno che probabilmente è atteso da molti anni per una parte di italiani, è un giorno atteso per molti anni, ma se mi permettete è soprattutto un giorno atteso da un'intera generazione. La generazione che ha visto la politica fare la guerra ai precari, ma non fare la guerra al precariato. Noi, nello momento stesso in cui, poi nel dettaglio il ministro Poletti saprà darvi tutti i riferimenti, rottamiamo e superiamo un certo modello di diritto del lavoro, allo stesso tempo superiamo l'articolo 18 e il Co.co.co e il Co.co.pro. Passaggio molto interessante. Cioè, per la prima volta c'è una generazione che può vedere la politica fare la guerra non ai precari ma al precariato. Per la prima volta c'è una generazione che vede finalmente riconosciuto il proprio diritto ad avere delle tutele maggiori rispetto a quelle avute fino ad oggi. Ma qualcuno potrà dire, beh, però se voi mettete la possibilità del superamento dell'articolo 18, il tempo indeterminato, come lo abbiamo conosciuto, non consentirà, non sarà molto diverso dal resto. Questa è l'accusa che ho letto in alcuni giornali, siti, news, articoli. Permettetemi di dire con molta serenità che parole come mutuo, parole come ferie, parole come buona uscita, parola come diritti, entrano nel vocabolario di una generazione che ne è stata fino ad oggi esclusa in modo inaccettabile. E questa è l'operazione del Jobs Act, lo avevamo detto, lo stiamo facendo. Due decreti legislativi vengono approvati in via definitiva, quello sul tutele crescenti e quello sulle cosiddetto NASPI, che è una sigla molto discutibile. La sintesi è una rete di protezione per chi perde il posto di lavoro, perché tante donne e uomini hanno perso il posto di lavoro e sono state lasciate sole. Quello che accadrà da oggi, da domani, da quando sarà in Gazzetta in poi, è che nessuno sarà più lasciato solo. Non solo, ma ci saranno più tutele per chi perde il posto di lavoro. È come se ricucissimo la rete, uno casca dall'altro pezzo e c'è la rete sotto, però c'è un buco nella rete. Abbiamo ricucito quel buco, abbiamo ricucito quella rete, permettetemi di dire però che vogliamo stimolare chi perde il posto di lavoro, con tutte le difficoltà del caso, a rilanciare e quindi a far sì che questo sia un trampolino e non soltanto una rete di protezione. Agli imprenditori voglio dire che abbiamo tolto ogni alibi a quelli che dicono che assumere in Italia non è conveniente, non solo perché abbiamo fatto una riduzione importante delle tasse, ma anche perché gli elementi di incertezza e di mancanza di flessibilità sono venuti meno. Da oggi il lavoro è più presenta più flessibilità in entrata, è più facile entrare nel mondo del lavoro e più tutele in uscita. Nessuno resta solo quando viene licenziato.
Questa è la sintesi estrema. Stimiamo in circa 200.000, qualcuno dice anche di più, i nostri connazionali che nella ridefinizione del lavoro parasubordinato, voi sapete che c'è il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, nel mezzo il lavoro parasubordinato che è caratterizzato dai coco, copro e i coco vari, forme che restituiamo ai pollai, i coco vari. Questo tipo di lavoro, a nostro giudizio, vedrà nei prossimi mesi circa 200.000 persone, come minimo, che passeranno dal coco, coco pro vario al contratto, soprattutto ai coco pro, più che dai coco, perché i coco co riguardano soprattutto le forme di lavoro del pubblico impiego, per il quale abbiamo inserito una norma, Poletti ve la illustrerà, ma che attende nei fatti che il Madia, il disegno di legge Madia sia attuato, in alternativa comunque noi interverremo come sappiamo. 200.000 nostri connazionali passeranno da avere una collaborazione coordinata a un lavoro a tempo indeterminato. Ho finito sul tema del lavoro, poi le domande se ci sono, se no poi ci penserà Giuliano. L'altro grande provvedimento è quello che riguarda, qualcuno dice, le liberalizzazioni. Io direi l'Italia semplice, direi la tutela dei consumatori, direi che questo che stiamo facendo è un tentativo di attaccare alcune rendite di posizione che hanno caratterizzato la storia del nostro paese, ed è come se noi tentassimo di dare una sforbiciata. L'immagine forse più evidente è proprio quella della forbice. Diamo una sforbiciata sia perché riduciamo il gap tra chi ha, o meglio, tra chi gode di una rendita e chi non ne usufruisce, ma anche perché tentiamo di eliminare qualcosa di troppo. Da questo punto di vista le norme sulle assicurazioni, le norme sui telefonini, le norme sulle multe. Voi ricevete a casa una multa e c'è una riserva, questo che sto dicendo è un disegno di legge, quindi avrà bisogno di fare passaggio parlamentare e sarà auguri in bocca al lupo a tutti noi. Però chi riceve oggi una multa, c'è una riserva per Poste Italiane, c'è soltanto da noi, in Ungheria e in Portogallo. Con tutto il rispetto per Ungheria e Portogallo, che è una compagnia ottima per tanti motivi, Budapest è bellissima, Lisbona anche, però siamo noi che siamo un po' in controtendenza su questo, lo eliminiamo. Andremo un po' meno dal notaio dopo che questa legge sarà approvata, perché si semplifica il sistema. Andremo, spero, con più serenità incontro dai nostri professionisti, anche perché abbiamo molto valorizzato le società di professionisti. Io mi fermerei qui, nel senso che Federica e Giuliano hanno tutti gli argomenti per intrattenervi per un paio d'ore almeno. Se ci sono, prendo 3 domande al volo prima di andarmene, se le volete. Prego. Sì, però Emilia, il microfono, grazie. Buonasera, Emilia Patta del Sole 24 Ore. Intanto volevo avere la conferma sul Jobs Act che sui licenziamenti collettivi non ci sono stati cambiamenti. E poi le motivazioni dello slittamento dei decreti fiscali al di là dell'assenza di Padoan, se ci sono dei problemi e ottimo. Quando... Allora sono 2 domande della Patta che dice licenziamenti collettivi e fiscale. Poi al volo le altre 2... Mauro? Sì, Angela Mauro, Huffington Post. Mi perdonerai, ho una domanda di esteri a partire dalla telefonata che ha avuto questa mattina con la cancelliera Merkel. Posso? Sì, le domande sono libere, le risposte certo. Sono numerose, quindi va bene. L'ultima? No, non l'ho ancora fatta. Ah, scusa, pensavo fosse un... scusi. Prego. No, le volevo chiedere se alla luce della telefonata che ha avuto questa mattina con la cancelliera Merkel, lei è pronta a dirsi possibilista sul raggiungimento di un accordo sulla Grecia oggi all'Eurogruppo e se avete parlato di Libia, di coinvolgimento della Russia. Grecia e Libia, bene. Ultima domanda. Gaetano Pecoraro, Piazza Pulita, la 7, perdonerà anche me per la digressione. A proposito di ciò che è successo in questi giorni a Roma, volevo sapere da lei se... Diciamo, lei reputa che ci siano stati dei problemi di sicurezza, il sindaco Marino si è molto lamentato e se intende,
mettere in dare responsabilità a qualcuno e quindi che qualcuno debba pagare per questo, per gli errori eventuali. Sì, solo perché sia trasparente e chiaro il nostro rapporto, io ritengo questa una giornata storica, in quanto, l'ho detto e lo ripeto, un giorno atteso da un'intera generazione, vedo che la sensibilità maggiore è su argomenti che riguardano altro, e naturalmente questo mi fa riflettere su di me, mica su di voi, però mi fa molta impressione, perché nel momento in cui per un'intera generazione di italiani i contratti di lavoro a collaborazione di vario genere è stato croce soprattutto e delizia poco per molti anni, l'idea che finalmente la politica si occupi di loro e invece dobbiamo rispondere su Roma Feyenoord, io però rispondo perché la domanda è su Roma Feyenoord e quindi risponderò anche su Roma Feyenoord. Vado nell'ordine, licenziamenti collettivi, prendo le due domande di Emilia Patta. I licenziamenti collettivi rimangono nello stesso dettato con il quale sono usciti dal Consiglio dei Ministri. Penso che questi decreti si occupino poco di licenziamenti collettivi e molto di assunzioni collettive. Io credo che l'Italia stia ripartendo. I dati quotidiani che vediamo sono dati di un paese che torna a guardare al futuro con speranza. Questi decreti sono i decreti che servono a fare le assunzioni collettive, non i licenziamenti collettivi. E già in questi primi giorni avete visto quanti hanno posto questo come un argomento possibile e invitante. Aggiungo, ora o mai più, sgravi sui eliminazione della componente lavoro dall'IRAP, sgravi per chi fa assunzione a tempo indeterminato per 3 anni. Sgravi per chi assume nel 2015 e poi gli sgravi durano 3 anni. Modifica del sistema di tutele crescenti del contratto di lavoro a tempo indeterminato, davvero questa è la volta buona. Sta per terminare un anno di attività del governo. Noi sapete che ci siamo dati delle scadenze molto alte. Presenteremo a febbraio la riforma del Senato, a marzo. Io, francamente, quando un anno fa, poco meno, 11 mesi fa, 10 mesi fa, abbiamo presentato decreto legge Poletti sul lavoro, il disegno di legge, non avrei mai immaginato che nel giro di un anno saremmo arrivati a questo punto, e dire che io sono un ottimista. Sul fisco, la motivazione è quella che abbiamo detto, e non è certo una scusa, anzi, noi abbiamo bisogno che Piercarlo sia oggi, abbiamo avuto bisogno che Piercarlo fosse a Bruxelles, che l'Italia sta tentando, così rispondo anche alla prima parte della domanda di Angela Mauro, di arrivare a un'intesa, a un punto di accordo. È chiaro che l'accordo bisogna farlo tutti insieme, quindi ciascuno deve fare uno spazio. Io trovo che il principio riforme in cambio di tempo sia un principio giusto, corretto. È fondamentale che la Grecia faccia le riforme che sono cruciali e fondamentali, a partire da quella sacrosanta nella lotta all'evasione fiscale, come il primo ministro Tsipras ha più volte detto, e dall'altro è fondamentale che gli impegni che si sono siglati siano ovviamente nelle forme e all'interno delle regole previste dalla nostra comunità, siano affrontati e gestiti in un dibattito che mi pare molto molto acceso in questo momento a livello europeo, per cui io non aggiungerò le mie opinioni. Padoan è lì ed è lì per dare una mano, credo che lo stiamo facendo come Italia, è l'argomento del quale abbiamo discusso in questi giorni e in queste ore con Tsipras, di cui ho parlato ieri con Jean-Claude Juncker, di cui ho parlato stamattina mattina con Angela Merkel, di cui ho parlato qualche ora fa con François Hollande. Tutti noi siamo impegnati a dare una mano in questa direzione. A che punto è il fisco? Noi sul fisco sappiamo che è un disegno complessivo quello da offrire all'attenzione dei cittadini. E anche le polemiche delle settimane scorse mi hanno confermato nella valutazione per la quale non possiamo permetterci passi falsi nel racconto esterno, per cui quanto saranno 15 giorni in più che verranno di tempo li utilizzeremo tutti per, laddove è necessario, affinare, discutere. Lì si tratta di trovare delle forme che eliminino discrezionalità dei pubblici uffici nella gestione fiscale, che spieghino con forza che noi siamo contro l'evasione e pro business,
talvolta chi si dice contro l'evasione lo è a parole, ma non lo è nei fatti, perché se le aziende scappano con un sistema farraginoso e complicato, non c'è un aumento di gettito, c'è una diminuzione di gettito. Se si sparano multe iperboliche e poi non si riscuotono, non ci sono più soldi. Se si declamano sanzioni, ma poi in carcere in Italia per temi fiscali ci sono 89 persone, tra carcere e misure restrittive della libertà, è evidente che il sistema non funziona. Quindi utilizzeremo tutto il tempo necessario per affinare, ma devo dire che molte delle norme sono già pronte, per cui il rinvio di oggi è dettato esclusivamente dalla circostanza di percarlo all'Eurogruppo, all'Ecofin, non all'Eurogruppo. Sulla Libia abbiamo discusso con Angela Merkel, io spero, penso e credo che continueremo ad avere la stessa posizione. Rispetto a Roma Feyenoord ho parlato ieri in una trasmissione, non trovo motivi di novità per ritornare sul punto. Detto questo, non so se vogliamo partire. Prego. Io le ho risposto, le ho già detto quello che penso, è una domanda che lei mi ha fatto, alla quale ho risposto con, per cortesia, avendo fatto circa 2 ore e un quarto di trasmissione, capisco che non è la sua trasmissione, ma era un'altra trasmissione su questo tema, trovo poco rispettoso per lei innanzitutto, ma anche per i suoi colleghi, andare a ulteriormente ribadire certe valutazioni o certe impressioni, avendo parlato a lungo di questo, e troverà naturalmente ogni tipo di risposta. Questo lo dico per, anche per rispetto, nel senso che noi abbiamo un corposo pacchetto di norme oggi di fatti, la settimana prossima ci sarà la scuola, il fisco, la RAI, insomma, da lavorare c'è tanto, spero bene, però quello che mi sta veramente a cuore dire e ribadire a ciascuno di voi, mai come in questo momento l'Italia è pronta a ripartire e a rilanciarsi nel futuro. Per far questo bisogna avere il coraggio anche di fare cose nuove, anche di sfidare qualche lobby, come sicuramente dovremo fare in Parlamento, perché il disegno di legge sulla concorrenza, che altro, peraltro è un impegno europeo, vedrà sicuramente le montagne russe, ma non lo dirò mai, dovrà sicuramente affrontare il contributo fattivo e operoso dei parlamentari. E io sono assolutamente certo che anche dal punto di vista culturale questo dibattito sarà un dibattito impegnativo e serio, e ringrazio Federica, ringrazio Giuliano, che il lavoro che lui ha svolto sul Jobs Act, che peraltro è ben lungi dal essere considerato terminato, abbiamo ancora l'Agenzia Nazionale per l'Impiego, abbiamo ancora da affrontare alcuni temi specifici e puntuali di merito che non sono stati totalmente risolti, a partire dalla cassa integrazione. Mi segnalo soltanto però che da quando il Presidente firmerà questi due primi decreti, chi è licenziato ha un sostegno più forte da parte dello Stato e gli imprenditori saranno messi in condizione di assumere con più libertà. Questo è un grandissimo risultato. Giuliano ha passato 12 mesi di, anche lui, di montagne russe, anche per motivi personali, perché sentirsi accusato anche da persone con le quali ha condiviso tante battaglie, credo che non sia stata la cosa più semplice. Poi lui è anche buono, a differenza mia, cioè lui è uno anche che su certe cose ci soffre dentro, ma anche se non lo dà a vedere, e credo che oggi noi siamo in condizione di poter dire ai ragazzi più giovani e ai ragazzi dell'età dei tuoi figli, ma più in generale a un'intera generazione di italiani, ne valeva la pena, perché anche vincendo certi luoghi comuni e certe resistenze, questa è la strada per rimettere in moto l'Italia. Decidete voi chi parla per primo, io vi auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie, ciao. Ah, chiedo scusa, sì, fermi. Scusate se interrompo, Filippo Sensi mi guarda malissimo e mi ricorda di segnalare una cosa sacrosanta. 127,7 milioni sono stati destinati a interventi sul Sulcis, sembra una cosa sacrosanta. 250 milioni di euro per il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, 700 milioni di euro per il rischio ideologico e poi oltre 1 miliardo di euro del Fondo Sviluppo e Coesione per il Sud, che è il vero problema del nostro Paese in questo momento, perché mentre il Nord è già ripartito, il Sud ancora barcolla un po', e quindi il 1 miliardo di euro che il CIPE ha appena stanziato credo che vada nella giusta direzione. Il dettaglio degli interventi entro stasera su questi schermi dal CIPE e da Sensi. Sono stato. Non sono dimenticato. Grazie.
Va bene. Allora inizio io, Giuliano, con... Allora io cerco di andare un po' magari rapida sui temi e poi eventualmente se ci sono tanto, credo che appunto entro stasera verranno comunque anche diramati, mi sembra aver capito i testi. Quindi, come ricordava il Presidente, questo era un provvedimento da lungo... Non so se funziona, si sente? Non si sente? È un provvedimento da lungo atteso, quindi... noi abbiamo inteso appunto presentare per la prima volta il DDL annuale sulla concorrenza. Come ricordava il Presidente Renzi, è certamente un provvedimento importante anche ai fini europei. Anche ieri avete visto che il rapporto OCSE stima che un provvedimento sulle liberalizzazioni, quindi un'apertura del mercato, possa portare fino anche a 2,5, 2,6 percentuali in più sul PIL nei 5 anni. E io direi che le due gambe, chiamiamole così, essenziali di un provvedimento come questi sono certamente, come diceva anche il Presidente Renzi, un'attenzione ai consumatori e quindi far calare le tariffe o diminuire i prezzi, e dall'altro aprire pezzi di mercato, diciamo oggi non così tanto accessibili, per nuove iniziative, il che vuol dire naturalmente possibilità per nuove iniziative imprenditoriali di nascere e di crescere, quindi dinamismo da un punto di vista industriale. Io andrei a questo punto su diciamo, i contenuti che noi abbiamo a lungo valutato oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri, che direi per la quasi totalità seguono le raccomandazioni che l'antitrust aveva fatto pervenire, e devo dire che insomma ringrazio anche naturalmente il Presidente del Consiglio, ma anche insomma tutti i Consigli dei Ministri, tutti i miei colleghi che oggi hanno analizzato insomma insieme a me questo provvedimento, e quindi insomma crediamo di aver fatto un lavoro molto, come dire, puntiglioso, e certamente abbiamo condiviso insomma quelle che erano questi capisaldi per arrivare a proporre alla fine questo disegno di legge. Allora, i capitoli, i temi insomma che noi abbiamo toccato sono assicurazioni e fondi pensioni, comunicazioni, poste, energia, banche, professioni e farmacie. Allora, vado velocemente sui singoli temi, cercando di darvi almeno i punti salienti. Allora, per quello che riguarda le assicurazioni, certamente questa è una misura che noi abbiamo inteso soprattutto a favore naturalmente del consumatore finale, perché abbiamo sostanzialmente inserito nel testo un obbligo da parte delle assicurazioni a praticare dei sensibili sconti rispetto alle tariffe, diciamo, oggi praticate, nel caso in cui l'assicurato, il cliente, decida di accettare alcune condizioni, fra cui l'ispezione preventiva del veicolo, l'installazione o la presenza a bordo della cosiddetta scatola nera, l'installazione di rilevatori del tasso alcolemico, insomma una serie di strumenti che alla presenza dei quali le assicurazioni, sotto il controllo dell'IVAS, dovranno poi creare insomma un pacchetto di offerte di prezzi alla fine sensibilmente più basso. Dopodiché alcune misure che certamente vanno a favore anche qui della comparabilità delle offerte, della trasparenza delle informazioni e relative specificatamente all'assegnazione delle classi di merito, anche per quello che riguarda diciamo il risarcimento del danno patrimoniale, quindi non patrimoniale, quindi il danno non patrimoniale sia per le macro lesioni che per le micro lesioni, abbiamo stabilito oltre alla pubblicazione naturalmente delle tabelle, dei tetti, diciamo così, dei massimali per cui il danno non biologico dovrà essere considerato, e quindi non superare alcune percentuali, questo per dare così anche degli obiettivi di maggiore certezza, che naturalmente poi noi vogliamo che si riversino sul consumatore finale in termini di migliori prezzi per quello che riguarda l'RC auto. E quindi diciamo tutta una serie di norme, adesso sto andando un po' veloce, ma insomma di articoli che in qualche modo aiutano appunto ad avere
una migliore comparabilità delle offerte, una migliore trasparenza, diciamo così, nelle informazioni e alcuni strumenti oggettivi e misurabili che poi si dovranno necessariamente tradurre in migliori offerte di prezzo per il consumatore finale da parte delle compagnie di assicurazioni. Poi una norma sui fondi pensione che è sempre dentro a questo capitolo, e cioè noi abbiamo inteso in qualche modo favorire, un po' come abbiamo fatto anticipato nell'investment company per quello che riguardava i conti correnti, favorire la portabilità per quello che riguarda i fondi pensione. Per quello che riguarda le comunicazioni, come diceva il Presidente, la parte della telefonia naturalmente, della pay TV e di internet, anche qui noi abbiamo inteso proporre delle norme che siano molto a favore del consumatore, quindi eliminando tutta una serie di asimmetrie fra l'accensione del contratto e la possibilità di recedere al contratto, una serie di norme che in qualche modo agevolino nel caso del recesso ad avere delle informazioni più chiare e soprattutto avere una maggiore congruità della penale in caso di recesso rispetto, diciamo, a una serie di condizioni accessorie che in fase iniziale vengono date da chi offre il servizio e che devono essere rese più chiare, più trasparenti e sostanzialmente più allineate, diciamo così, rispetto alla durata del contratto nel caso in cui a un certo punto il cliente voglia recedere, in modo tale da avere anche qui un costo minore della penale in caso di recesso. Per quello che riguarda i servizi postali, l'ha già detto il Presidente, noi abbiamo sostanzialmente eliminato una distorsione che esisteva, oltre che in Italia, solo in Ungheria e in Portogallo a livello europeo, che era una riserva legale sul recapito degli atti giudiziari. Quindi naturalmente Poste potrà continuare a farlo, evidentemente aprire questa fetta di mercato ad altri operatori, noi crediamo naturalmente possa andare anche qui nel senso di migliorare l'offerta, soprattutto in termini di prezzo, per quello che riguarda l'utente finale. Energia e gas, in particolare, noi abbiamo previsto che di qui a far data dal 1 gennaio del 2018 verrà abolito il regime di maggior tutela sia per quello che riguarda il gas, quindi per i clienti domestici, sia per quello che riguarda la disciplina che riguarda la parte dei prezzi energetici. Perché abbiamo pensato di definirlo oggi, ma di dare almeno 3 anni di tempo, perché noi riteniamo che per arrivare a una modifica di grande portata come la appunto abolizione del regime di tutela serve effettivamente un percorso che verrà poi disciplinato con dei decreti attuativi, ma comunque un percorso che in qualche modo accompagni questa rivoluzione, direi, e soprattutto aiuti naturalmente anche il consumatore finale a poter cogliere le opportunità e naturalmente anche, quindi sia dal lato offerta che dal lato domanda, costruire un sistema che ci garantisca sul fatto che alla fine il prezzo, diciamo, sul mercato libero sia effettivamente un prezzo che risulterà essere più vantaggioso per il consumatore finale. Dopodiché, per quello che riguarda invece la distribuzione dei carburanti, abbiamo anche qui eliminato una asimmetria, insomma, che ancora esisteva sul fatto che in alcuni casi ci fossero ancora delle norme discriminatorie nei confronti dei nuovi entranti per il cosiddetto terzo carburante, cioè i nuovi entranti avevano in alcuni casi un obbligo maggiore sul fatto di aggiungere per forza il terzo carburante che gli attuali operatori non avevano. Noi abbiamo detto questa norma laddove sia o vale per tutti, diciamo, non può valere solo in senso asimmetrico per i nuovi operatori. Per i servizi bancari abbiamo in qualche modo completato, soprattutto anche qui per quello che riguarda strumenti o insomma articoli che noi vorremmo
intendiamo proporre a favore anche qui del miglioramento della trasparenza, della conoscenza dei vari, anche per poter confrontare meglio le offerte dei vari servizi bancari, il potenziamento della trasparenza, quindi, e anche una asimmetria che esisteva fra l'accensione del contratto e l'uscita eventuale, la risoluzione da parte dell'utente del contratto stesso. Poi abbiamo affrontato il tema delle professioni, e vado verso la chiusura, sia per quello che riguarda gli avvocati che per quello che riguarda i notai. Direi, vado magari sui punti più qualificanti, che per quello che riguarda gli avvocati noi abbiamo abrogato e quindi rendiamo possibile, insomma, avere soci di capitale all'interno di società di avvocati. Più un'altra serie, diciamo, di note, insomma, di articoli a corredo che anche in questo caso vanno nel senso della cercare di avere, diciamo, una migliore chiarezza, una migliore trasparenza, soprattutto sui prezzi, sul preventivo, diciamo così, l'avvocato fa al proprio cliente. E per quello che riguarda invece i notai, noi abbiamo sostanzialmente esteso la possibilità, abbiamo definito la possibilità del notaio di redigere atti, che viene a questo punto estesa a livello regionale, quindi non più come oggi solo a livello di Corte d'Appello. Abbiamo semplificato soprattutto per quello che riguarda la costituzione di SRL semplificate, quindi SRL con capitale sociale inferiore a 20.000 euro, alcuni atti per cui ad esempio la costituzione può essere, diventa facoltativo il ricorso al notaio, ma potrà essere eventualmente effettuata anche attraverso scrittura privata. Analogamente abbiamo previsto che una serie di transazioni per quello che riguarda compravendita di immobili però non a uso abitativo e che abbiano un valore comunque inferiore a 100.000 euro, anche in questo caso ci si potrà continuare a rivolgere a un notaio, ma c'è una facoltà in più, che è quella di rivolgersi a un avvocato, purché si doti di una copertura assicurativa pari al valore del bene. Quindi questo per dire che stiamo andando verso, da un lato, una semplificazione, dall'altro una probabile riduzione per il consumatore anche di un prezzo, di un costo, avendo la possibilità oggi di avere una platea più ampia a cui rivolgersi, senza minare però quelle condizioni che riteniamo naturalmente essere essenziali di sicurezza da parte del consumatore nel fatto di poter contare naturalmente che l'atto sia un atto assolutamente redatto con tutti i crismi, naturalmente, su cui non avere dubbi, ecco, diciamo, nel momento in cui si va a fare il passaggio di proprietà. E dopodiché abbiamo anche qui, sempre per quello che riguarda le società, le SRL, detto che una serie di atti, laddove presente la firma digitale, in questo caso questi atti, se sottoscritti con firma digitale, la firma digitale in qualche modo diventa sostitutivo del ricorso al notaio e quindi all'atto pubblico. Poi abbiamo da ultimo misure per sostanzialmente sulle farmacie. Non abbiamo toccato nulla di quello che è, diciamo, la situazione attuale, quindi la presenza naturalmente del farmacista nel punto di vendita, quindi nella farmacia, e quindi il fatto che sia il farmacista ad avere naturalmente il contatto con il cliente. Non abbiamo modificato nulla nel numero di farmacie presenti, nella pianta organica, nella distanza fra farmacie, non abbiamo toccato nulla di tutto questo, né abbiamo toccato nessun tipo di norma su quello che riguarda la distribuzione dei farmaci, e quindi questo, come dire, è stata la scelta che abbiamo deciso di fare. Però ci sembrava moderno, ecco, togliere il vincolo che oggi è esistente nelle quattro licenze per quello che riguardava la titolarità delle farmacie, quindi questo tetto, diciamo, viene eliminato.
Anche per anche qui irrobustire anche da un punto di vista anche patrimoniale, da un punto di vista anche di capacità di stare sul mercato, abbiamo anche per le farmacie inserito la possibilità di avere società di capitali, quindi che soci di capitali possono entrare nelle farmacie senza, come dicevo prima, modificare nulla di quello che è, diciamo, il servizio, ecco, e la attuale sostanzialmente situazione del rapporto fra il farmacista e il consumatore finale. Io credo di aver, anche se velocemente, ma toccato tutti i punti. Forse se vogliono farti delle domande, poi così tu sei libera, nel senso che c'hai tu come me una famiglia, quindi... Credo che se vuoi andare poi... Allora, approfitto della gentilezza della cortesia di Giuliano. Prego. Giuseppe Laganà, presa diretta Rai 3. Volevo sapere se è stata discussa la norma relativa al tax ruling, cioè per l'attrazione dei capitali esteri. No, non l'abbiamo discussa. Ok, si sa quando si discuterà? O... Credo nelle prossime, una delle prossime occasioni, ma oggi non è stata discussa. Grazie. Bene, allora io ti... Bene, grazie, ti saluto. Io me la caverò molto rapidamente perché i temi che... Ciao. Perché i temi sono talmente tanti che sicuramente ne dimenticherei una quantità industriale, per cui stiamo all'essenziale, avrete i testi e poi se avete le domande proviamo a rispondere. Però io vorrei mettere in testa tutto un ragionamento essenziale. Tutte le azioni che abbiamo fatto fino ad ora, a cominciare dal primo decreto, fino ad ora è quello che faremo nei prossimi mesi con gli altri decreti di attuazione della legge delega, hanno al centro una cosa semplice ma essenziale di cui non si discute mai. In Italia da molti anni è diventato normale assumere con tutte le tipologie contrattuali escluso il contratto a tempo indeterminato. Mai al mondo a uno che dovesse assumere una persona gli passava per la testa di poterlo assumere a tempo indeterminato. Magari fra 6 mesi, magari fra 12, magari fra 3 contratti di CocoPro, dopo un contratto a tempo determinato. Tutte robe positive finché si vuole, ma nella testa l'idea di assumere uno a tempo indeterminato non c'era. La nostra scommessa è rovesciare questo ragionamento e produrre una condizione di fatto per cui nella testa degli italiani, imprenditori, professionisti, tutti quelli che hanno la facoltà, la possibilità, la necessità di assumere, ci sia al primo posto la normalità, sia l'assunzione a tempo indeterminato. Perché questo accada ci vuole una cosa, se volete, che è persino banale. La devono fare tutti. Una cosa normale è quella che fanno tutti. E se in un paese su 100 contratti 85 sono CocoPro, tempo determinato, associazioni e altro, vuol dire che quella è la normalità. È anormale il 15% che fa il contratto a tempo indeterminato. Questo è quello che noi vogliamo fare. Si spiega solo così il fatto che noi abbiamo affrontato questa discussione, prodotto questi cambiamenti, fatto gli investimenti che abbiamo fatto in legge di stabilità. Perché uno può dire, ma quante risorse avete messo lì? Sì, perché se non faremo numeri giganteschi non diventerà il modo normale di pensare. Quindi il problema non è se abbiamo la legge o no, è se tra un mese, 2 mesi, 3 mesi potremo dire 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Quando tutti i giorni un imprenditore, uno che ha uno studio, la pubblica amministrazione, tutti quelli che devono assumere, partono dall'idea che la prima opzione è un contratto a tempo indeterminato e poi se ho delle specifiche esigenze faccio un contratto a termine, faccio un'altra cosa, ma questo è il punto. Per fare questa cosa noi abbiamo scelto, uno, di mantenere inalterato il testo del decreto sul contratto a tempo indeterminato e tutele crescenti, quindi non l'abbiamo modificato, non abbiamo modificato il tema dei licenziamenti collettivi, come non abbiamo modificato null'altro. C'è dentro anche un ragionamento dal mio punto di vista importante, che è l'affidabilità di chi fa le cose.
il governo era ed è profondamente convinto della bontà e dell'equilibrio delle norme che ha prodotto. Ed essendo profondamente convinto della bontà di quelle norme, nella conferma definitiva l'ha fatto esattamente sostenendo e confermando quell'impianto. Analogamente abbiamo fatto per NASPI, ASDI, eccetera. Qui siamo di fronte ad un passaggio importante, perché chi perde il lavoro, al netto del fatto che faremo la riforma degli ammortizzatori sociali e l'operazione delle politiche attive, attraverso questo intervento noi abbiamo già prodotto significativi cambiamenti. Intanto abbiamo esteso il periodo di durata di questo strumento. Abbiamo introdotto uno strumento ulteriore, perché qui siamo arrivati fino a 24 mesi, prima ne avevamo 12, abbiamo introdotto un nuovo strumento che dice che quando dopo i 2 anni non hai un reddito sufficiente per campare, cerchiamo di aiutarti per un altro periodo di tempo con un intervento che è tipicamente sociale. Ti integriamo il reddito e cerchiamo di aiutarti a trovare un altro posto di lavoro. In questo decreto ci sono poi altre 2 cose molto importanti. La condizionalità, e cioè tu hai diritto all'ASDI, alla NASPI, ma così come ne hai diritto hai degli obblighi. Quindi tu fai le cose che devi, è un patto, tu fai le cose che devi fare e noi facciamo le cose che dobbiamo fare. Insieme a questo, per la prima volta nel nostro paese viene introdotto il contratto di ricollocazione. Quindi si dice esplicitamente che un lavoratore licenziato ha diritto ad avere un voucher col quale può rivolgersi o ad un servizio pubblico o ad un'agenzia accreditata per avere la formazione, per avere l'accompagnamento al lavoro, per fare tutte le cose che vanno fatte per trovare un nuovo posto di lavoro. Io credo che questo impianto sia assolutamente innovativo rispetto al nostro modo standard, tradizionale e solito di pensare queste questioni. Quindi anche questo decreto è stato approvato nella forma così come era stato inviato alle Camere. Poi abbiamo fatto oggi una discussione, approvato altri 2 decreti che rispondono ad un'altra parte, anche a 2 altre parti importanti della legge delega. Il primo riguarda la revisione dei contratti con l'obiettivo di rendere più semplice e più chiaro il confine di queste attività, ridurre non tanto le forme, certo le abbiamo anche ridotte, ne abbiamo abolito alcune, quindi le abbiamo anche ridotte, ma definire un campo più certo tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, riducendo al minimo fino a, per quanto possibile abolirlo, ma adesso lavoriamo ad una forte riduzione di quello che è stato considerato o definito come il lavoro parasubordinato, dentro il quale stavano i contratti di collaborazione a progetto ed altre forme che, non essendo meglio specificabili come lavoro dipendente o lavoro autonomo, hanno trovato lì una loro casa. Ma sappiamo che è stata un'area che pian pianino è diventata una vasta area grigia dove sono finite cose che non era giusto che andassero a finire. Allora noi abbiamo fatto questa operazione. Abbiamo ripreso tutti i contratti, li abbiamo esaminati puntualmente e ci siamo fatti la domanda: cosa succede se cambio questo contratto, se lo elimino? Dove vanno a finire le persone che stanno qui? Cosa fa l'impresa? Quindi non abbiamo abolito o mantenuto perché avevamo una sorta di pallottoliere per cui bisogna cancellarli perché non nessun pallottoliere. Domanda semplice, risposta altrettanto semplice. Primo tema, contratti a tempo determinato. Li abbiamo modificati 12 mesi fa, 10 mesi fa, abbiamo detto li teniamo come sono, avremmo potuto modificarli, c'erano delle ragioni per riflettere sulla durata, per riflettere su alcune caratteristiche. Abbiamo detto la norma è troppo giovane, è giusto che venga sperimentata. Alla luce della sperimentazione, se sarà necessario la cambieremo, se sarà utile la cambieremo. Quindi i contratti a tempo determinato rimangono così come sono. Insieme ai contratti a tempo determinato abbiamo guardato il part-time. Sul lavoro part-time abbiamo fatto 2 cose. Una prima cosa è quella di gli elementi di flessibilità del part-time. Oggi sono regolati dai contratti, ma ci sono settori, aree e contratti che non regolano la flessibilità del part-time. Abbiamo detto una cosa semplice: dove c'è il contratto, vige il contratto. Nei contesti e nelle situazioni dove non c'è il contratto o il contratto non regola la flessibilità del part-time, interviene la legge.
Quindi le parti sociali sono libere di fare tutti gli accordi che vogliono e quando fanno l'accordo vige quello. Se non fanno l'accordo o non c'è un contratto, c'è la legge che tutela l'impresa e il lavoratore che possono fare accordi di part-time, ma non nel buio o nel nulla, dentro una norma di legge generale che vale per tutti. La seconda cosa che abbiamo fatto, io la considero una norma di civiltà, adesso non voglio sprecare parole, ma abbiamo stabilito che in caso di gravi patologie cronico-degenerative e ingravescenti, in aggiunta a quelle oncologiche che erano già previste, i lavoratori del settore pubblico e privato hanno il diritto di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale. Io credo che quando una persona si trova in questa difficilissima situazione non possa essere messa di fronte all'alternativa stai a lavorare o vai a casa. Deve avere la possibilità di decidere, se vuole, di vivere il lavoro compatibilmente con le proprie condizioni. E se questo significa avere il part-time, ha il diritto ad averlo. E quindi noi abbiamo scritto una norma che dice che se sei in quelle condizioni hai il diritto ad avere il part-time. Quindi non è una facoltà dartelo o non dartelo, è un diritto che hai perché sei in quella condizione. Io credo che sia una cosa sacrosanta. Abbiamo fatto analogamente un'altra cosa, cioè abbiamo previsto che in luogo del congedo parentale la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Anche qui c'è il congedo parentale, stai a caso, vai a lavorare. Ma se una persona, per il tipo di lavoro, per il ruolo che ha nell'azienda, è nella condizione di gestirsi la sua maternità o il suo ruolo parentale, e anche un parziale impegno in azienda, è giusto che questa scelta si possa fare. Quindi abbiamo introdotto anche questa facoltà di trasformare il periodo di maternità o di permessi in questo modo. Per quello che riguarda il lavoro intermittente, il cosiddetto lavoro a chiamata, l'abbiamo lasciato sostanzialmente come sta. Perché il lavoro a chiamata non siamo stati così bravi da trovare una soluzione alternativa sufficiente, adeguata. Abbiamo guardato questo tema e abbiamo verificato che le alternative potevano essere un part-time verticale, cioè la possibilità di avere stabilmente una determinata quantità di orario in determinate giornate, ma questo non risolveva e non assolveva una serie di problemi che vengono affrontati con il contratto a chiamata. È chiaro che oggi c'è un dato di fatto, che se un'impresa è in condizione di fare un part-time verticale, per quel part-time può avere la decontribuzione come qualsiasi soluzione a tempo indeterminato. Quindi oggi c'è una particolare vantaggiosità, diciamo così, se qualcuno vuole trasformare un contratto a chiamata in contratto part-time verticale. Il lavoro a tempo determinato, ho detto, l'abbiamo lasciato come sta. Sulle somministrazioni di lavoro abbiamo sostanzialmente lasciato le cose come stanno, se non una piccola modifica che riguarda il fatto che, così come abbiamo fatto per il tempo determinato anche per lo staff leasing, abbiamo sostituito le causali con una quota, per cui abbiamo previsto che non c'è più l'elenco delle causali, ma c'è il 10% come quota per l'impresa per poter usare lo staff leasing. Abbiamo deciso di cambiare l'apprendistato allineandolo ai bisogni e alle esigenze del sistema di formazione duale che è previsto nel nostro ordinamento della scuola. Noi avevamo un problema. Da una parte il Ministero dell'Università, della Ricerca, la scuola, che ha una norma che dice puoi fare, anzi devi incentivare, promuovere la formazione duale, parte a scuola, parte in impresa. Poi quando vai a farlo diventi matto perché non hai una norma che ti dia un contratto in grado di consentirti di applicarlo la formazione in quel modo. Quindi abbiamo preso il contratto di apprendistato e l'abbiamo allineato alle esigenze della formazione duale. Quindi abbiamo affrontato questo tema, abbiamo ridotto il costo a carico dell'impresa dal 35 al 10% di quelli che sono, diciamo così, gli oneri riferiti al pagamento quando si fa formazione, perché è uno dei costi che produce l'esito che i contratti di apprendistato non si fanno. Quindi è inutile tenere in teoria un numero alto e avere in pratica un contratto che non si fa. Mi pare più sensato dire facciamo una cosa che faccia funzionare questi contratti. Sul lavoro ripartito l'abbiamo eliminato, anche perché è una tipologia di lavoro
pochissimo utilizzata. Abbiamo bloccato ed eliminato le associazioni in partecipazione, che sono una delle tipologie contrattuali che produce più problemi di gestione, più elementi di anomalia. Abbiamo messo mano al tema del lavoro accessorio, cioè i voucher, con due elementi essenziali. Abbiamo aumentato da 5 a 7 mila euro la quantità massima ammissibile per il percettore, cioè per il lavoratore. Abbiamo lasciato le cose come stanno per l'impresa. Abbiamo vietato l'uso dei voucher negli appalti, perché quando c'è un appalto è sommamente inopportuno che si usino strumenti come il voucher. Detto questo, quindi, per tutte quelle che riguardava queste forme, il tema centrale è quello delle collaborazioni continuate a progetto, che con l'abrogazione delle norme relative è stato superato, e abbiamo stabilito, oltre che al superamento, quindi al fatto che qui in avanti non se ne possono più stipulare, quando sarà approvato naturalmente il decreto, non se ne possono più stipulare dei contratti di collaborazione a progetto, abbiamo previsto che al 1 di gennaio del 2016 le collaborazioni che si concretino, leggo, in una prestazione di lavoro esclusivamente personale, continuativa, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, dal 1 gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Quindi abbiamo praticamente detto che dopo il 1 di gennaio del 2016 quelle situazioni anche di contratti di collaborazione che hanno questo requisito sono lavoratori dipendenti, quindi gli si applicano la regola del lavoro dipendente. In sostanza abbiamo ridefinito il perimetro del lavoro dipendente in maniera tale da appunto ridurre quell'area di non chiarezza che veniva prima citata. L'ultima questione che vi voglio rammentare riguarda che abbiamo affrontato anche il tema della disciplina delle mansioni, che era un altro degli argomenti previsto nella norma delega, e i due criteri fondamentali sono: il salario non si tocca, quindi un lavoratore ha sempre salvaguardato il suo trattamento economico. Di fronte a processi di riorganizzazione, di ristrutturazione che coinvolgono il posto di lavoro di questa persona, l'azienda può cambiare la mansione, ma nella condizione che dicevo prima, cioè senza toccare il trattamento economico dell'interessato, ad esclusione dei trattamenti che facciano riferimento ad una specifica modalità di svolgimento di quel lavoro. Esempio, se uno è un turnista e ha un'indennità di turno, se viene posto in una mansione dove non c'è il turno, l'indennità di turno ovviamente non la prende. Tutti gli altri trattamenti economici li prende, in maniera tale che non passi l'idea che una modifica di mansione che è funzionale ad un processo di riorganizzazione interna e di efficientamento dell'impresa diventi un modo per abbassare i salari alla gente. Noi l'ultima delle cose che vogliamo è che calino i salari, quindi abbiamo scritto in maniera inequivocabile che i salari così sono e così rimangono. Più o meno questo è quello che dovevo dirvi. Prego. Sono Giussi Francese del Messaggero, Ministro. Senta, io volevo chiedere sui Co.co.pro, se ho capito bene, lei dice stop nel momento in cui diventerà operativo il decreto, cioè il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, lei prevede insomma dal 1 marzo, mi pare di capire, così ha detto nei giorni scorsi. Questi sono gli altri due, questo qui deve fare ancora il giro in Parlamento. Ah, vabbè, cioè, certo, i due, quelli in vigore al 1 di marzo sono i due che hanno già fatto il loro giro. E quelli entrano forse dal 1 marzo. Invece, per quanto riguarda il Co.co.pro, nel momento in cui diventerà operativo questo decreto, non sarà più possibile assumerne di nuovi, mentre per quelli in essere dal 1 gennaio 2016 diventeranno lavoro subordinato. Ha detto questo? Ho capito bene? Poi un'altra domanda. Diventeranno ancora lavoro subordinato se la tipologia della prestazione è quella che abbiamo descritto. Cioè, noi abbiamo descritto una tipologia che dice questo è lavoro subordinato. Se sei in quella condizione, anche se tu hai un contratto di Co.co.pro o di Co.co.co, quella cosa lì è lavoro subordinato. Quindi noi abbiamo affrontato questo tema dell'abolizione, la soppressione, eccetera, determinando in maniera molto rigida qual è il confine per cui
in quel momento scatta questo meccanismo. E se non rientrano in quel confine quelli in essere, sto parlando, cosa succede? Bisogna vedere cosa sono, cioè possono essere partite IVA, e a quel punto sono partite IVA e il problema non ce l'hanno, ci sono altre tipologie che noi abbiamo salvaguardato, ma lo vedrete nella norma, perché sono tipologie specifiche, gli amministratori di società piuttosto che lo sport, quelli che, quindi c'è ancora una configurazione di alcuni settori, quelli che hanno un contratto nazionale come i call center, quindi quella figura non viene abrogata in assoluto, cioè sparisce, non si può fare, anche perché la collaborazione è una forma naturale di relazione e di prestazione di lavoro. Il problema è che con questa situazione viene posto un limite molto forte che assorbe tutta quella che è lavoro dipendente, quindi non può essere camuffata, e dall'altra parte l'unico vincolo che rimane è di natura fiscale e previdenziale, quindi come viene trattato quella situazione. Quindi avremo un drastico ridimensionamento della figura, perché alcune sono, quelle progetto sono vietate, fine alla discussione. Le collaborazioni sono, in natura non si possono abolire, nel senso che hanno solo, non hanno una loro legge, non hanno una loro normativa, hanno solo un trattamento fiscale, ma per avere quel tipo di trattamento fiscale debbono essere messi in maniera tale da non cascare sotto il, la tagliola, diciamo, della nuova norma. E un'ultima domanda era quella sul demansionamento. Si può cioè, di quanto può, di quanti livelli? Un livello. Può, un livello. Bene, prego. Salve Ministro, buonasera, Manolo Lanaro, il Fatto Quotidiano.it. Volevo chiedere, anche le partite IVA spesso vengono utilizzate, diciamo, per mascherare rapporti di lavoro subordinati. Per questo voi, il Governo, cosa ha predisposto e se prevedete di potenziare anche l'attività di controllo degli ispettorati del lavoro, cioè come si fa in sostanza a controllare che non ci siano degli abusi? Grazie. Fondamentalmente ci sono due soluzioni che sono quelle che abbiamo adottato. La prima è rendere non conveniente l'utilizzazione di una determinata tipologia, quindi oggi avere dei contratti a tempo indeterminato e tutele crescenti che sono più flessibili in entrata e in uscita e che costano significativamente di meno di ogni altra tipologia è la maniera per convincere la gente a usarli. La seconda è quella che abbiamo appena detto, cioè noi nel momento in cui descriviamo in maniera molto rigorosa che cos'è il lavoro dipendente, e quindi è scritto in maniera una determinata configurazione è lavoro dipendente, punto. Quindi se i controlli verificano che c'è una partita IVA, tra virgolette fasulla, nel senso che è corrispondente a quella descrizione, naturalmente secondo la legge diventa o può essere fatta diventare, diciamo, lavoro dipendente. Quindi è significativamente disincentivato da questo punto di vista perché oggi il confine è molto più rigido e dall'altro lato c'è una convenienza economica. Quindi noi abbiamo detto facciamo lavorare insieme i due meccanismi, da una parte definiamo in modo molto più forte qual è l'area del lavoro dipendente, tant'è che diciamo che se è una persona che lavora per un'azienda, che ha un lavoro ripetitivo, che è organizzato da chi gestisce quel lavoro, quello è lavoro dipendente. Quindi tu puoi chiamarlo partita IVA, quello che ti pare, ma è lavoro dipendente e quindi gli si applicano le regole del lavoro dipendente. Quindi noi pensiamo di aver fatto da questo punto di vista una significativa opera di risistemazione. Poi naturalmente abbiamo un'altra faccia del problema che riguarda le tematiche, come posso dire, delle regole fiscali, delle regole previdenziali, di tutto il resto. Devo cogliere l'occasione, mi sono scordato, di dirvi che abbiamo approvato anche il decreto che interviene sul tema della maternità e della tutela della, e della qualificazione del rapporto di lavoro in caso di maternità. Su questo tema vi dico solo due cose, poi comunque vedrete il testo. È stato fatto, devo dire, un lavoro molto accurato, perché ad esempio in Italia avevamo una quantità non banale di sentenze della Corte Costituzionale che dicevano che una certa cosa si può fare, non si può fare, si deve fare. La Corte ha emanato la sua sentenza, ma nessuno si è preso la briga di far diventare l'effetto di quella sentenza una norma. Noi, ad esempio, in questo decreto abbiamo recuperato tutte le sentenze e le abbiamo tradotte in norma, di modo che oggi ciò che la Corte ha detto è una legge dello Stato e quindi abbiamo risolto questo problema. Essenzialmente abbiamo affrontato alcune questioni che sono, la prima,
una estensione dei periodi di tempo nei quali si può fruire dei permessi parentali di maternità che oggi sono già previsti. Prima tu avevi quel diritto nei primi 3 anni di vita del figlio, noi abbiamo detto quello stesso periodo ma lo puoi usare in 6 anni. Perché? Perché questo significa che i genitori hanno la possibilità di posizionarlo meglio e di usarlo di più, perché altrimenti in un periodo di tempo breve puoi non avere l'opportunità, l'occasione o neanche la necessità di usarlo. Se ti do più tempo per usare lo stesso strumento, lo userai di più. Questo è quello che abbiamo pensato. Analogamente, e questo vale per tutte le tipologie, perché ci sono molte tipologie di intervento, se hai un figlio malato, se quindi hai una serie di situazioni, abbiamo in tutti i casi allargato la fruibilità. L'altra cosa che abbiamo fatto, e io credo anche questo sia un dato giusto, abbiamo sostanzialmente equiparato la situazione della maternità e paternità con il fatto che ci sia un'adozione o un affido, perché a quel punto pensiamo che quella famiglia e quel ragazzo, quel bambino abbiano, tra virgolette, a loro volta diritto di essere accuditi, assistiti, di vita comune tra i genitori, esattamente nelle stesse stregue. Fino a ieri questa cosa non c'era, quindi abbiamo portato dentro tutta questa parte a questa situazione. Ci sono poi una serie di altri elementi, l'ultimo che cito è che abbiamo definito il fatto che il 10% del fondo che è destinato a premiare i contratti aziendali per l'incremento della produttività sono destinati ad accordi che abbiano al centro la valorizzazione della presenza, la partecipazione femminile, le pari opportunità e la gestione più positiva del tempo di lavoro, il tempo di vita e avanti di questo passo. Quindi lì non abbiamo aggiunto risorse in questo specifico fatto, ma abbiamo delimitato un'area sulla base della quale questo potrà essere utilizzato. L'ultima questione che io considero assolutamente giusta, noi eravamo in una situazione dove se ad esempio una CocoPro, una ragazza aveva un periodo, aveva una maternità, se il titolare non aveva versato i contributi, l'interessata non aveva diritto alla prestazione. Noi abbiamo stabilito una regola che hanno diritto alla prestazione tutti quanti, anche se chi doveva pagare non ha pagato, perché ci pare un dato di equità necessario per. E quindi perseguiremo i datori di lavoro, quelli che debbono pagare perché paghino, ma non possiamo far pagare al lavoratore il fatto che il suo datore di lavoro non ha ottemperato ad un obbligo. Quindi abbiamo esteso questa facoltà e c'è un'automaticità del diritto alla prestazione. Quindi tutti i cittadini, lavoratori, CocoPro e non CocoPro, che hanno la maternità, hanno diritto ad averla, indipendentemente dal fatto che chi doveva pagare abbia pagato o no. Fino a ieri non era così ed abbiamo tolto di lì un elemento di, secondo noi, di ingiustizia. Se non ci sono altre vicende, io vi ringrazio e buon lavoro.